Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro di questa mattina, lunedì 19 febbraio. Che cosa succede oggi sui giornali? Beh, la cosa fondamentale sono le dimissioni di uno dei figli di De Luca, il governatore della regione Campania, ex sindaco di Salerno, ha due figli, oggi sono immortalati allo stadio. Devo dire un po' questo dà il senso di un'Italia, diciamo, familistica, però non è solo l'Italia così. Se voi pensate che Hillary Clinton era la moglie di Bill Clinton, se pensate alla famiglia Bush, se pensate a Kim Il-sung, che è figlio del padre, insomma, adesso sto scherzando, comunque l'idea che i padri e i figli alla fine hanno dei rapporti o le mogli o i parenti alla fine si tramandino la loro passione politica, beh, insomma, questa non è una cosa tipica dell'Italia, però fa un certo un po' di impressione vederla. Io la trovo un po' così, come possiamo dire, anche un po' una foto di una certa congelamento, ecco, dei movimenti. Ecco, mettiamola così. Detto questo, non è una prerogativa, soprattutto nella politica italiana, non facciamo i fenomeni dicendo che siamo sempre peggiori, perché non lo siamo in questo campo. E vi ricordo il caso coreano, no, a parte gli scherzi, vi ricordo il caso americano. Ma comunque De Luca Junior si dimette per un semplice motivo, che incontra un agente provocatore di Fanpage, un sito tra l'altro la cui giornalista è stata minacciata e schiaffeggiata in una riunione del PD, che mi sembra una cosa che non esiste sulla faccia della terra, quindi veramente sono dei cretini questi del PD che si sono permessi non solo di schiaffeggiare, che sarebbe già di per sé grave, ma anche di alzare un po' la voce con questa ragazza che ha fatto l'articolo. L'articolo può essere certamente opinabile, come è opinabile tutto quello che riguarda gli agenti provocatori. In che mondo di Savonarola viviamo, in cui vengono là e ti dicono oh, ti presento una donna? Lo fecero, mi ricordo, quelli di con il senatore Mucchetti che non ci cadde, quelli, vi ricordate di tutti i casini Telecom che poi dopo furono raccontati in un'inchiesta dei magistrati. Però l'agente provocatore ha l'idea di qualcosa di molto opaco, soprattutto se prendi un ex camorrista e lo fai fare a lui l'agente provocatore. Che cosa ha fatto Di Stefano? L'ha ricevuto, gli ha dato qualche consiglio, in realtà non gli ha dato nessun appalto, non ha avuto nessun soldo, non neanche gli ha l'agente provocatore è riuscito a dire al De Luca di smezzarsi una tangente, cosa che ha fatto con altri, e per questo motivo c'è un'inchiesta della Procura, perché ha detto ci dividiamo 10-15%, ed è anche, diciamo, coinvolto uno dei capolista di Fratelli d'Italia in Campania. Brutta storia sicuramente, ma è una storia su cui oggi aprono tutti quanti i giornali. Pare che, secondo il retroscena dei giornali, sia stato Renzi a chiedere al vecchio di De Luca di far dimettere il figlio assessore al bilancio di Salerno, cosa che invece non può fare l'altro figlio perché è candidato invece come capolista sempre nella stessa zona. Incredibile la storia del generale De Falco, il miraglio De Falco, quello di Schettino che diceva cazzo a Schettino, ritorna su quella barca, beh, insomma su quella nave. La sua storia è incredibile, ve l'ho detta ieri, pare che sua moglie sia andata da Carabinieri per denunciare delle molestie, delle violenze usate nei confronti della moglie e della figlia maggiorenne, poi al dunque non lo ha denunciato, non ha fatto la denuncia. E De Falco oggi fa un'intervista dicendo è una brutta separazione, siamo stati 20 anni, ci separiamo, sapete come funzionano queste cose, però insomma da uomo quale De Falco sembra essere, dice figuratevi un po' voi se io uso violenza nei confronti di una donna, si tratta di tutte cose inventate, false, la mia trasparenza, la mia onorabilità, tutte le robe che io ho sentito dire sempre a tutti i politici di destra e di sinistra, grillini e non grillini, poi quando vengono pizzicati con le mani nella marmellata fanno la stessa scena che fanno i grillini che dicevano che facevano i rimborsi pizzicati dalle Iene, ricordatevele, e fanno finta che hanno ridato tutto. Invece si sono imbertati 270.000 euro di loro soldi, per carità. Però De Falco, la cosa che di questa vicenda sulla quale è grottesca, l'unica cosa grottesca riguardo a questa vicenda è che Di Maio, intervistato ieri dalla D'Urso, quindi la D'Urso si può essere intervistati, non solo Renzi e Berlusconi possono andare dalla D'Urso, dice parlerò con la moglie di De Falco. E no, e questo non va bene, ragazzi. Ma come parlo con la moglie di De Falco? Questo è un capolista, l'hai candidato con tanta pompa magna. Se ti dice che non è stato, non è stato. Zitto, fatto, chiusa la partita. Ti puoi fidare di un tuo candidato oppure anche nei confronti del candidato non ti puoi fidare? Cioè, se non ti puoi fidare del tuo candidato che ti dice che non ha usato violenza nei confronti della moglie, ma di che stiamo parlando? Ma come li avete scelti? Tra l'altro, oggi sui giornali non notano quello che ho letto ieri con grande
Attenzione, vabbè, insomma, lasciamo perdere, se no poi parliamo soltanto dei grillini. Ma insomma, la storia incredibile è di questa vicenda per la quale tutti quanti devono. E magari la moglie non l'ha toccata sul serio perché dubitarne. Appunto, difatti, io, Luisa, è quello che penso. Siccome lui ha detto che non l'ha toccata, siccome la denuncia dei carabinieri non ci sia stata, e siccome, come dice Marcella Vittoria, è possibile che la moglie di De Falco ne approfitti, le separazioni sono tremende, e quanto lo so, lo sappiamo tantissimo. La cosa che dico, ma in che clima viviamo se un leader di partito, cioè Di Maio, deve chiamare la moglie per asseverare quello che già gli ha detto il leader di partito? Chiusa la vicenda, cioè dovremmo pensare che la vicenda è chiusa là. La Boldrini, altra questione fondamentale, oggi vi dico perché chiamo, perché dice sciogliere i gruppi neofascisti. Io vorrei cercare di sentire, vediamo se lo troviamo, Simone Di Stefano, lo sto chiamando, perché Simone Di Stefano è il leader di Casa Pound. Eccolo qua, Simone Di Stefano, buongiorno, siamo in diretta sulla zuppa di Porro, Nicola Porro, come stai? Ciao Nicola, come va? Come va? Tutto Bene, bene? bene. Allora, la Boldrini ieri, siamo qua in diretta, ha detto che bisogna sciogliere i gruppi neofascisti. Io ti voglio subito chiedere una cosa. Tu sei un gruppo neofascista? No, non nel senso che ha inteso da lei sicuramente, perché sicuramente ci riteniamo gli eredi storici di un determinato percorso, ma che è passato anche attraverso, per esempio, il Movimento Sociale Italiano, che loro sì erano gli eredi della Repubblica Sociale Italiana, però sono stati seduti in Parlamento dal 1946 finché Gianfranco Fini non li ha sciolti nel 94, quindi c'è poco da chiedere scioglimenti. Se uno opera nelle regole della democrazia e della Costituzione non può essere sciolto, altrimenti già lo avrebbero fatto, credi. Ma perché, quindi voi vi considerate gli eredi del MIS? Ma no, ci siamo gli eredi di un periodo storico, cioè di un filo storico, la continuazione di un filo storico che parte dal fascismo italiano, passa attraverso la Repubblica Sociale Italiana, il Movimento Sociale Italiano. Poi arriviamo ai giorni nostri, quindi senza. E con chi pensi che ce l'abbia la Boldrini quando dice sciogliere i gruppi No, neofascisti? beh, ce l'ha con noi sicuramente, ma lei forse non sa neanche quello di cui parla. Semplicemente la sinistra ha bisogno di nascondere quello che ha fatto in questi anni proprio nei confronti del suo elettorato di riferimento, no? Se pensiamo alla cancellazione dell'articolo 18, alla libertà di licenziamento, la legge Fornero. Massimo mi chiede in diretta, perché non cominciamo a sciogliere i centri sociali? Ecco sì, effettivamente se c'è qualcuno, diciamo che oggi, no, per esempio, faccio un esempio, Casa Pound si candida alle elezioni, raccoglie le firme, mette il suo simbolo sulla scheda elettorale, chiede agli italiani il voto, quindi mettete la X se piace il nostro programma oppure non la mettete, e dall'altra parte ci sono i centri sociali che sono anonimi, violenti, organizzati militarmente, che non perdono occasione per picchiare le forze dell'ordine, per incontrarsi ogni giorno nelle piazze, il tutto in un sistema di quasi sostanziale terrorismo, nessuno dice una parola su queste Senti, Michele organizzazioni. ci chiede l'ultima domanda, ma dai, ditelo che siete neofascisti, che ti vergogni? Qualcuno qua su Facebook dice non ti devi No, vergognare. no, ma che no, ma che no, se, che neofascismo mi sembra ancora più vecchio di fascismo, quindi io mi sono spesso e volentieri definito fascista anche da ospite da. Alla 7 dal buon Formigli, un altro poi gli veniva un coccolone. No, 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 io lo sono un fascista fatto e finito e continuo a Ma rivendicarlo non si può senza nessun essere problema. fascisti in Italia, c'è la Costituzione che lo Come vieta, no? la ricostituzione del partito fascista. Sì, la Costituzione vieta la ricostituzione del partito fascista, inteso come movimento che diciamo, cerca di sovvertire l'ordine democratico, i valori costituzionali, diciamo, o cerca di imporre una dittatura autoritaria. Casa Pound assolutamente vuole la democrazia, vuole la libertà, vuole realizzare lo Stato che si propone nella piena libertà. Non proponiamo nessuno Stato autoritario, altrimenti poi non ci candideremo neanche alle elezioni. Quindi questo è fuori discussione che siamo all'interno delle regole, all'interno della Costituzione. Va bene, grazie, 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 Ti grazie. ringrazio, Nicola. Ciao, Ti ciao. ringrazio. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Qualcuno qua mi chiede per quale motivo parli con Simone Di Stefano. Io parlo con tutti, comunisti, destra, sinistra, non ci sono grandi differenze per quanto mi riguarda. Quando qualcuno come qui mi dice, scusatemi, cosa c'entra Hayek, che io adoro, ovviamente, o Milton Friedman, che io adoro, con Casa Pound, io dico zero, tant'è che io non sono un simpatizzante di Casa Pound. Punto. Chiaro? Ultima domanda, ultima questione che riguarda la BCE. Beh,
stupendo quello che sta avvenendo e dovremmo fare i titoli dei giornali su quello che viene dalla Banca Centrale Europea, ma non lo stiamo facendo. E sapete per quale motivo? Perché alla BCE c'è uno scontro di potere incredibile per la nomina di un vicepresidente. Nel frattempo, oggi sui giornali vedrete che hanno arrestato un membro della BCE che è il governatore della banca lituana, mi sembra, insomma, per corruzione. Quindi anche quello è da tenere in conto. Ma la cosa fondamentale della BCE di oggi è la questione che l'asse franco-tedesco si riprende per fare un vicepresidente. Pensate un po' voi, indovinate chi è il vicepresidente? Uno spagnolo, ex Lehman Brothers, direttamente trapiantato dalla politica alla Banca Centrale Europea senza aver fatto esperienza, diciamo, tecnica di politica monetaria, come dicono oggi, mi sembra, Ivo Caizzi su Corriere della Sera. Ma qual è il tema? Perché un asse franco-tedesco sta con lo spagnolo? Simpo, perché sono stati quelli che hanno dato una mano all'asse franco-tedesco e olandese sulla questione dell'EMA, cioè dell'azienda del farmaco, dell'autority sul farmaco che è andata in Olanda invece che a Milano. Il franco-tedesco è stato l'asse che ha fatto perdere Dublino nella assegnazione dell'autorità bancaria. Quindi Italia invece con Padoan dovrebbe stare per il candidato di Dublino, che invece è questo signor Lane, un tecnico, un governatore, uno che conosce le cose di politica. Lettone era il governatore arrestato, non lituano, che cosa dico, la Lituania sono i paesi baltici. E quindi la cosa di cui veramente bisogna preoccuparsi è una Banca Centrale Europea politicizzata e soprattutto in mano al solito pacchetto di persone che comandano in Europa. Ci vediamo questa sera a Matrix alle 19 su Radio 105. Se vi è piaciuta questa zuppa, condividete. Ciao, ciao. Ah, c'è la mia amica Suad Sbai, siamo sotto dittatura. Ringrazio anche lei per averci seguita. È un peccato davvero incredibile che la presidentessa delle donne marocchine, che avrebbe dovuto essere candidata, secondo me, visto che è sempre stata responsabile del Dipartimento Immigrazione della Lega, non la trovo nelle liste della Lega. Suad, un grande abbraccio e continua a condividere se ti piace questa zuppa. A tutti quanti un abbraccio, ci vediamo questa sera in radio. Ciao!